Eh sì, erano gli anni 20 quando scoppiò la radiomania, i programmi di radiodiffusione erano in USA, Olanda, Germania, Russia, già da qualche anno quando in Italia il primo programma viene trasmesso il 6 ottobre 1924 all'URI, che sarebbe poi l'EIAR e poi alla fine Rai. Prima la radio era solo per uso militare, una legge del 1910 ne proibiva l'uso ai civili, una grande speculazione. Si vendono apparecchi nel 1925 per 430 milioni di dollari. Un'azione della RCA passò dal valore di 11 dollari nel 25 a 114 dollari nel 1929. Anche dopo il crash di Wall Street sarebbe stata l'azione più scambiata sul mercato. Nel 1950 la riforma del sistema radiofonico stabilisce la creazione di tre reti, nazionale, secondo e terzo. La radio sopporta la concorrenza degli anni 50 e 60 della TV, racconta la contestazione del 68, la società e il costume. E arriviamo così negli anni 70, dove nasce la prima radio libera ed è in Sicilia, nella terremotata Valle del Belice. Viene zittita dopo un solo giorno di trasmissione. Poi si dovrà aspettare il 1976, la sentenza 202 della Corte Costituzionale libera la radio a patto che sia solo ed esclusivamente locale. È consentito ora che le emittenti già attive in Italia sono circa 400. La radio pirata a questo punto diventa radio libera. Sono 2800 nel 1978. Ecco che qui trasmettono la musica ribelle, idee nuove, idee rivoluzionarie. E negli anni 80, nel 900, la professionalità dei conduttori radiofonici, la qualità dei programmi, le dimensioni degli studi aumenta gli introiti pubblicitari. E a questo punto non è più radio libera, ora è diventata una radio privata. Gli anni 90, l'entrata in scena dei network nazionali pone la parola fine a questo splendido esperimento che ha segnato generazioni, le ha rese più disinvolte e sicure di sé, più informate. E questo, cara Angela, È la storia nostra. è la storia nostra. Quella delle radio libere fu veramente un movimento eccezionale. Dalle radio libere sono partiti veramente tantissimi artisti, perché poi le radio libere erano ascoltatissime, considerando che c'erano solamente due o tre canali della radio di Stato, che comunque erano radio istituzionali, la radio libera sdoganizza la parola, sdoganizza la musica. E questo purtroppo poi alla fine, come abbiamo visto anche nel cappello introduttivo quando parlavamo del famoso film I Love Radio Rock, dicono la dobbiamo zittire, la dobbiamo cancellare, Danno perché fastidio. danno fastidio. Anche perché escono fuori gli artisti dalle maglie del Esatto, controllo esatto. e quindi anche le cose inopportune vengono dette. Lo stesso Vasco Rossi, se ci pensiamo bene, nasce da Nasce la una Radio radio Libera, Vasco libera. Rossi, Ligabue, e tutta quella generazione lì nasce dalla Radio Libera. Poi ecco, per esempio, la Radio Libera, ricordiamo Radio Out, Peppino Impastato. Ah, Ecco, fu anche immagino. quella una radio di protesta, una radio libera, dove lì veniva dato un messaggio particolare. Purtroppo poi Peppino Impastato Eh alla sì. fine ne fece le spese. Oggi siamo arrivati a un punto veramente molto delicato. La radio non è più libera, la radio è soggetta a introiti pubblicitari, la radio è soggetta a lobby, la radio è soggetta a trasmettere solo e determinate cose perché fanno parte di determinati accordi editoriali, quindi ecco che viene imposto al pubblico solo ed esclusivamente quello che il sistema desidera far ascoltare. E c'è una grandissima difficoltà da parte di artisti giovani, che siano essi scrittori, cantanti, pittori, attori, perché
c'è la difficoltà del mondo indipendente ad entrare attraverso dei circuiti che possa creare una piattaforma da fare ascoltare al pubblico, perché si parla un po' del pubblico, ma il pubblico ascolta sempre le stesse cose, ma al pubblico cosa gli mettono in bocca? Ma internet poteva essere un'alternativa, per un po' si è pensato a qualcosa di molto liberatorio, no? Forse un nuovo capitolo per tornare alla libertà di espressione, che comunque nell'articolo 21 della nostra Costituzione la prevede ampiamente ed è intoccabile. Però il problema della libertà di espressione sono i media, i mezzi attraverso cui esprimersi. E purtroppo anche internet un pochetto è stato chiuso, sì, perché allora la nascita della radio web o radio digitale, una radio potentissima perché comunque è ascoltabile in tutto il globo, non c'è bisogno di trasmissione nell'etere, è vero, ed è una radio che attraverso un semplice click è ascoltabile in tutto il mondo, potenzialmente, quindi ha una potenza fenomenale. Qual è il problema? Che anche poi le radio digitali e le radio web creano il clone del network, perché pensano che seguendo quella linea poi alla fine sono ascoltati, e quindi solo grandi calibri, li chiamano così, solo grandi hit, solo grandi personaggi, senza andare a scavare in fondo a quello che poi è l'humus, il panorama artistico e culturale a tutti i livelli. Qui vogliamo farci un piccolo pregio, perché è vero che il sistema della radio e il ritornare a fare radio che fa comunque contenuto è questo, non possiamo stravolgerlo. Ecco, però prendiamoci un piccolo pregio, noi chiamiamo RT Radioterapia la radio del libero pensiero, perché noi è questo che vogliamo fare. Attraverso Radioterapia passano artisti indipendenti, artisti di qualsiasi calibro, che siano essi piccoli, grandi, medi, che siano artisti di strada, parliamo di tutto e vogliamo ancora di più parlare di tutto. Non ci prendiamo assolutamente meriti, ma vogliamo lanciare un piccolo messaggio. Se vogliamo cambiare le cose, dobbiamo ritornare un po' a guardare indietro quella che erano le radio libere e seguirne un po' una scia con la modernità, che non demonizziamo assolutamente. Ecco, ma i network ovviamente sono tutta un'altra cosa, perché i network, come tutto quello che è fatto in franchising, fatto in grande comunque, o comunque sia una grande multinazionale, è chiaro che non hai libero pensiero come idea. No, e poi c'è una cosa gravissima. Radio Net